Ciao, oggi sono qui dai fratelli Paolo e Silvio che hanno scelto entrambi di trasformare la loro casa in elettrica. È un'abitazione bifamiliare, come puoi vedere, riscaldata a radiatori in acciaio tubolare che poi ti mostrerò. Entrambi arrivavo da una condizione con caldaia GPL. Siamo in mezzo campagna, come puoi vedere, e il costo del GPL, anche solo per fare l'acqua calda sanitaria, era esorbitante. Quindi hanno scelto di passare a due pompe di calore, uno per ogni edificio, e riscaldarlo così con l'energia elettrica che si autoproducono dal fotovoltaico. Ti racconterò questa storia in questo video. Eccoci qui allora. Ti voglio far vedere due cosette qui dal punto di vista tecnico. Sono due pompe di calore che non sono in cascata, non lavorano sullo stesso impianto, ma in due impianti separati perché è una bifamiliare. È stata fatta un'unica platea dove all'interno arrivano le tubazioni che arrivano da dentro casa e lo scarico condensa poi per la macchina. Fortunatamente c'era la predisposizione per le tubazioni passano sotto il marciapiede. Qui le tubazioni arrivano in verticale, quindi un lavoro molto pulito. Lo scarico della condensa invece va su un pozzetto a perdere, dove confluiscono anche le grondaie e quindi tutta l'acqua piovana. La condensa non è come una caldaia a condensazione dove c'è condensa acida che può creare dei problemi, questa è semplicemente umidità che si posa sulla batteria della pompa di calore e quindi è acqua pura a tutti gli effetti. Vorrei mostrarti adesso un particolare che trovi tipicamente nelle pompe di calore professionali, non quelle che trovi su eBay o nel classico magazzino idraulico. Ovvero, in queste sette pale alettate, a coda di rondine, quindi per ridurre il rumore, sono stati messi anche i pesi in piombo per bilanciare la ventola. Questo per diversi motivi. Il primo, innanzitutto, per far meno rumore in modo che la ventola lavora in maniera bilanciata. Sono gli stessi pesi che trovi nel pneumatico della tua automobile. E secondo, per far durare di più nel tempo il ventilatore. Considera che se vogliamo farlo durare per 10, 15, 20 anni, deve avere meno oscillazioni e meno problemi possibili. Così, bilanciandolo, anche l'asse di lavoro è sempre ben equilibrato e non viene sforzato. Quindi attenzione anche a questi piccoli dettagli che ti fanno cambiare il costo della manutenzione nel tempo. Ora ti porto invece in sala termica, anzi nelle due sale termiche. Eccoci qui in sala termica, primo dei due fratelli. Allora, qui facciamo solo produzione di riscaldamento, perché? Perché Silvio ha già una pompa di calore per acqua calda sanitaria autonoma, quindi i suoi 300 litri di acqua calda ce li ha già con questa pompa di calore. Qui invece abbiamo il puffer da 200 litri, un puffer per riscaldamento, quindi solo caldo, che viene collegato attraverso questo circolatore alla macchina esterna. Da notare i dettagli, quindi il disareatore, che viene utilizzato perché, per tirar fuori tutta l'aria che c'è nell'impianto e che si può formare anche nel tempo e può causare anche dei fermi macchina. Per evitare tutti questi problemi, l'installatore, il partner, ha deciso di installare un disareatore. Poi qui abbiamo il T sulla mandata, ovvero l'acqua calda che arriva dalla pompa di calore che abbiamo appena qui fuori, prima di entrare nel puffer, va direttamente nell'impianto di riscaldamento, in modo da mandare acqua calda più possibile nei radiatori. E quindi consumare meno energia. Se passasse sempre attraverso il puffer, verrebbe miscelata e quei 3-4 gradi sarebbero persi. E quindi la pompa di calore sarebbe costretta a lavorare di più, per più tempo e a più alta temperatura, e quindi consumando di più. Tutte queste accortezze, queste chicche, purtroppo non le trovi sui libri, ma sono dettate dall'esperienza. E quindi questa è l'unica voce che fa capire se hai di fronte un partner professionale rispetto a un classico idraulico da bar. Abbiamo poi il defangatore sul ritorno per togliere tutte le impurità che ci sono nell'impianto. Essendo un impianto a radiatori, ovviamente c'è del fango, ci sono delle sporcizie e un defangatore è indispensabile. Vaso di espansione e valvola di sicurezza che non può mancare. Adesso invece andiamo da Silvio che produce anche acqua calda sanitaria e quindi vedrai un impianto leggermente diverso. Qua invece siamo da Silvio dove vedi c'è un accumulo unico con 300 litri di acqua sanitaria e 100 litri di acqua tecnica. Senti anche il cane di fondo perché ovviamente siamo in famiglia e sono rumori naturali. Non è un accumulo unico, sembra unico perché è rivestito con unico isolamento, però in realtà dentro ci sono due accumuli completamente separati, quindi non sono in comunicazione tra di loro. Uno gira acqua tecnica, nell'altro c'è acqua sanitaria.
Anche in questo caso abbiamo la mandata della pompa di calore con il disareatore e poi qui dividiamo l'impianto per andare a fare acqua calda sanitaria sopra oppure andiamo a fare acqua tecnica sotto, nella parte sotto dei 100 litri. Anche in questo caso valvola di sicurezza, vaso di espansione per l'acqua calda sanitaria e vaso di espansione invece per l'acqua tecnica, quindi per l'impianto di riscaldamento. Anche qui abbiamo un'altra valvola di sicurezza perché non può mancare la valvola di sicurezza sull'impianto sanitario e anche in quella nell'impianto tecnico. Lavoro molto pulito che è stato incastrato in uno spazio direi di 2 metri per 1, quindi poco invasivo anche per il cliente. L'isolamento invece è stato fatto in alcune parti delle tubazioni, non nei dettagli, perché è una macchina che fa, è un impianto che chiede solo riscaldamento, quindi non raffrescamento. Quindi non c'è il problema della condensa. Se invece avessimo usato lo stesso puffer anche per il raffrescamento, ogni singolo particolare sarebbe dovuto essere isolato. Ti mostro un attimo i radiatori, giusto per farti capire di che cosa stiamo parlando, e poi ci salutiamo. Eccoci qui invece nella parte terminale dell'impianto, ovvero i radiatori. Quindi la parte che eroga il calore. Come vedi sono radiatori tubolari in acciaio, quindi perfetti per lavorare con le pompe di calore perché riescono a lavorare tranquillamente a 52-55 gradi. Dipenderà da come sono dimensionati, ma noi abbiamo fatto le nostre verifiche. E la cosa interessante di avere la macchina e la pompa di calore online è che possiamo andare a diminuire giorno per giorno la temperatura di lavoro per vedere fino a quando riscalderanno. Quindi il cliente si divertirà ad abbassare di un grado ogni giorno e vedere se la casa continua a essere riscaldata. Abbassare di un grado significa abbassare i consumi elettrici, vuol dire avere miglior comfort in casa perché non abbiamo elementi che scottano. Il cliente ha anche le valvole termostatiche, un ulteriore elemento da non sottovalutare perché disperdono, fanno disperdere meno calore nell'ambiente. Infatti quando questa valvola leggerà una temperatura impostata nell'ambiente andrà a chiudere il passaggio dell'acqua e il radiatore piano piano si raffredderà, senza tenerlo caldo inutilmente. Bene, con questo ti saluto. Se anche tu hai una casa tipo Paolo e Silvio, una casa degli anni 2000, con radiatori e tubulari in acciaio, e sei stanco del gas, GPL o gasolio e vuoi staccarti completamente per passare a una soluzione completamente elettrica, scrivi nei commenti qui sotto, così riusciremo a valutare la tua situazione e capire se puoi trasformare la tua casa. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.